Ah, il livello di giaguari, santo cielo. Giungla di notte, capitolo 3. 40 monete e c'è anche l'oggetto segreto, la vita extra da prendere. Questo livello lo detestavo da bambino. Come ho sempre detto, io odio i livelli a tempi, i livelli in cui sei inseguito. Che palle, madonna mia. Sono terribili quei livelli qua. E io prima di tutto storto. Amico, la situazione sembra seria. Dio mio, perché così storto? Ok, per salvarmi devi premere. Che cazzo? Non ho già fatto un gioco simile negli anni Ottanta. Va bene, andiamo. Calmo, che è successo? Ah! Ok, non mi ricordavo che dovevo spammare. L'importante è che faccia lui da solo, poi. L'importante in realtà. Scusa un secondo, Kuz. Ok. No, 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 no. Che succede? Ho sbagliato. Dai, buono. Scusami, è colpa mia. Io continuo a premere insistentemente. Eccolo, 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 eccolo. Preso. Mi fa male tutto. Calmo. Mi fa male il polso. Vorrei mettere in pausa il gioco. Eccoci arrivati. Ne abbiamo mancate solo 9 di monete. Livello molto breve, ma almeno abbiamo preso la bambola. Mi ero dimenticato che in questo livello dovevi premere velocemente i tasti, che se no mi mettevo meglio, mi mettevo con tutte e due le mani così, veramente. E abbiamo completato anche la giungla. E ora il livello del fiume. Questo gioco, la cosa incredibile, è che aveva di tutto, veramente. Aveva di tutto. Cioè, ha il livello normale, hai il livello di corsa, questo qua che abbiamo appena fatto, e i livelli ad autoscorrimento, in cui è il gioco che va davanti da solo e tu devi solo muoverti a destra e a sinistra. Aveva tutto questo gioco, è incredibile.